Brahim City. Ancora Lusano però. Sul fondo, prova a mettere in mezzo, attenzione, Insigne si gira col destro. Bravo Osimhen ad attaccare la porta e abbassare tutte e due i centrali. Da Pessina. Elmas. Di Nicola, che è riuscita a portare a casa un ottimo punto. Elmas lascia per Zielinski, il corridoio per Lozano. Lozano evita l'intervento di Palomino, che lo stende e arriva. La difficoltà per Palomino. La difficoltà che può trovare uscire Palomino e a commettere fallo. Ottima qui la giocata del Ciacchi Lozano. Palomino che ha saltato la gara da Zapata, si gira, lo aspetta Maximovic, allora va Zapata direttamente in porta e la sblocca lui al decimo minuto. Duvan Zapata! Lettura sbagliata. Suo errore ha portato al primo gol di Pandev sabato contro il Genoa. Questa sera Di Lorenzo, Lozano, Vita Gosens, lo insegue Freuler, quello tra numeri 11. Va ancora da Zapata, l'appoggio per Pessina, il palo e la raddoppia dell'Atalanta con Matteo Pessina. L'ottimo passaggio, c'è da mettere in risalto l'ottimo passaggio. Offensiva. Tanto Lozano, Napoli ora sotto di due gol, deve provare a reagire immediatamente il fallo di Muriel. Continua a dar forte, che continua a non far respirare il stesso errore che ha fatto domenica col Torino. A proposito del... Si teme per lui... anche una possibile operazione che ovviamente allungherebbe i tempi di rientro. Intanto Lozano non è riuscito a sfondare sulla destra, caricarsi della battuta, deve dire questo attacco del Napoli con Lozano, non riesce a superare Toloi. Attenzione Lozano, ancora il messicano dietro per Mario Rui. Baccaioco, il filtrato per Lozano, non ci arriva per una questione di centimetri. Gollini se la trova lì. Fondamentali sì, sono i due attaccanti esterni che devono rimanere larghi sulla linea. Perosi, dato caro, l'ha pagata con due punti persi nella partita col Torino e non vuole disattenzioni dai propri ragazzi. Osimhen in profondità, inseguito da Palomino. Di rigore, Lozano. Scivola Lozano. Riesce con... Quando il pallone va così sulle... Dentro per Bakayoko, la sterzata di Bakayoko a sinistro, una deviazione Lozano, Gollini la trova lì e poi Lozano. Che è successo? Attacco della profondità, è avvenuto da parte di un centrocampista. Ottima la respinta da parte la... L'intuizione di Bakayoko che salta Jim City, poi Gollini e niente però sul tap-in vincente del messicano che riapre. Andiamo subito a bordo campo, questa volta prima sponda Napoli. È l'entusiasmo. Ancora il Napoli che manovra sempre con Lozano. Di più dal suo giocatore da Ilic, cioè dal suo giocatore sloveno, di più qualità perché aveva la possibilità di mettere Gosens davanti al portiere. Lozano paga la prova di Bakayoko, probabilmente sarà lui a lasciargli spazio. Lozano scivola, Lozano riesce però a difendere bene il pallone, torna su diritto. Tornata all'Atalanta con la qualità di Ilic che ha fatto un grandissimo numero, ha cercato la palla in mezzo Maximovic perché nel secondo palo c'era Zapata con Napoli di poter riavvicinarsi e agguantare il pareggio. Napoli che è il detentore della Coppa Italia, vinta ai calci di rigore con il destro, cerca Sutalo, l'anticipo di Lozano, gioca Lozano a sinistra, prova a metterla dentro a cercare Osimhen, torna ancora indietro per Demme. Va da Zapata, lascia lì per Pessina, passa il pallone ancora Pessina, Osimhen e il pallone. Lo slalom speciale di Matteo Pessina. E la freddezza di Napoli e poi quando trova lo spazio si inserisce. Intanto sbaglia Ilic, c'è ancora la prova ad approfittarne Lozano, Petagna. Il pallone a rete che non si è fidato nella presa. Corner è già battuto Lozano, Insigne. Offensivo. Lozano si gira, ma trova sulla sua strada Toloi, lo salta, ancora Lozano, se ne va, carica il destro, la battuta. Non è riuscito a imprimere grande forza, è arrivato stanco a questa conclusione, va campo, ha saltato prima Toloi, poi Jim City, continua a portare palla, grande pressione di allungare di nuovo le distanze.